l'anno di grazia 1798 e le truppe francesi, guidate da Napoleone, minacciavano i confini del tranquillo regno di Napoli, diviso all'epoca tra chi era per la Repubblica e chi per la monarchia. La parola al ministro della guerra. Maestà, io ho già fatto raddoppiare i controlli alle dogane. Con guardie e le nuove telecamere che abbiamo proprio comprato ieri sera da Tufano. Se i francesi vogliono scendere in Italia, pensi che non sia facile. E che ce ne importa? Siamo il regno di Napoli noi, mica siamo l'Italia. Cardinale, voi che siete stato in Francia, avete conosciuto bene la famiglia di Napoleone? Beh, non proprio tutti, una buona parte. Scusate, ma io leggo la settimana eucaristica, faccio parole crociate. Facciamoci la croce, così battuto. Cardinale, siamo per entrare in guerra. Schieriamo le truppe, e vogliono la guerra, e guerra sì. Signori, la principessina Maria. Papà, vi avete fatto chiamare? Sì, sì, vieni, vieni, cara. Signori, io sono per la pace. Spesso un matrimonio combinato fra famiglie reali ha portato a grandi alleanze. Vuol dire che mi sacrificherò privandomi della mia figlia più cara che ho. Ah, e facciamo morire paura allora? Eh certo, è normale. Nel momento in cui mia figlia sposerà il cugino di Napoleone, il Napoleone sicuramente leva sta guerra mese. Eh? Che ne pensate? Siamo morti, eh? Ammiro Carmine. Mi raccomando, questa cosa non la deve sapere nessuno. Buongiorno Carmelo, buongiorno e saluto. Comunque, io sono che vorrei pa monarchia. Ma state zitto, qual un re, qual la monarchia? Che siamo nobili noi, non potremmo mangiare da morire. Ma capisci niente, ma hanno fatto la cosa buona. Hanno fatto un movimento politico per noi propri, per il popolo. Hanno fatto un movimento 5 stalle. Ovvero? Non gli hanno fatto pure lo slogan. E che è sto slogan? Non sai che è lo slogan? No. Io perché non voglio avere a caffè che cafuro? Perché non ho capito niente. Chi lo dice proprio così? Movimento 5 stalle e stai a cavallo. Ehi? Mi spara così, una retanata. Per forza, un cucino lo tengo a fare. Mettete zitto, mettete zitto. Maestà? Ciao, Nare, mi avete fatto chiamare? Maestà, e cosa fa? E qua chiunque entra deve sapere che vengo a letto con voi. No, ma non ti preoccupare, tanto non, nessuno parla, mi temono. Si mettono a paura che faccio la capa con Cucol. Qua l'unica che non deve sapere niente è la moglie, sennò la capa ce la fa lui essa con Cucol. Bravo, che pure. Senti, qua è un problema grosso, serio, che mi serve una mano. Come, maestà, dimmi che andare via. No, ma chi capita? Ma non con lei, con mia figlia. No, maestà, tutto quanto, ma con vostra figlia non ha su quando vi si mannare le meglio. Ma no, con mia figlia, nel senso che devi partire subito e andare urgentemente a Parigi e consegnare personalmente a Pier San Frason, il cugino di Napoleone, questo messaggio. Corri, vado. Vado, buon proseguimento. Divertitevi. Grazie, signore. Prego. Ehi, è caca che si tratta per il regno di Napoli. Alto, aspetta, che tenete. E gran brinde e coscio, sto prendendo appena la caivana. No, signor, stiamo dicendo che cosa volete introdurre nel regno. Ah, niente, poi che mangiamo per questi due giorni a Napoli, cacio cavallo, salato. Aspetta. Questo è sequestrato. È sequestrato, d'accordo? Che sta pasta di semo? Oh, ma quale pasta di semo? Questa pasta è gragnana. Che la figlia mi sono magna, questo. Il consigliere del re. Signore. Mamma, ma un vestito più carino non ci sta. Ma no, a nonno, tu stai così bella. Questo è perfetto. Devi essere bella. Devi fare colpo su San Frason. E speriamo, mamma. Oh, ma chi lo sicura appena vero ci vermo colpo, eh? Beh, sono felice di vederti così contenta. Solitamente le ragazze non amano i matrimoni combinati. E tu non ti hai vista sposa a Ferdinand? Come piangeva. Mamma, e speriamo che pure il mio matrimonio sia molto commovente. Ah, ma non temete, che pure voi facete chiacchiere, vi assicuro. Visto che partirete per la Francia, vorrei che portaste un ritratto di mia figlia per farla vedere al promesso sposo. Ah, un ritratto di vostra figlia? Certo. Magari un quadro di lontananza, arriviamo. È perché io?
No, nel senso, un quadro di lontananza, mi correggo, perché Parigi è lontana, molto lontana, quindi ecco, portare un ritratto di vostra figlia sino a lì si rischierebbe di rovinarlo, e chi lo quadra è troppo bella, allora. Facciamo così, ho avuto un'idea, vi faccio una bella foto col telefonino che ho preso da Tufano, sorridete, cheese, ecco qua, così il francese appena vera, sicuro rimane a bocca aperta, guarda. Bella idea. Allora facciamo così, strada facendo, fermatevi da Tufano, comprate un notebook e gli direte che è un dono da parte della regina di Napoli. Notebook, ma non so se riuscirei a portarlo. E come è venuto già facile da ciò portare? Quello è un portatile. Tu ma mi arricerà a me, no? Io come ti faccio trasi con questo salame qua? Tu vuoi accirare a coccaro? Accirare con salame paesano a accirare a coccaro? Si mettono a posto. Cervino, hai ci vuoi dire? Ma mia, io ci vuoi dire, ma che ci vuoi? Ai mica posso fare trasi a tutto il provolone. Buona provolone, e salame! Gaeta, un altro litro di vino al signore qua. Cara signora Pimentel Fonseca, il mio sogno è che Napoli diventi una repubblica. Shh, zitto! Se scoprono che siamo giacobini, ci tagliano la testa. Io ora ho comprato una parrucca nuova, ma volessi sfruttare. Eccoci qua. Che volete mangiare? Per me di peperone al gratin, per te? Io prenderei un sauté di vongole. Peperone al gratin, sauté di vongole? Ma che sono questi termini francesi? Ma fa che fosse per giacobini. Cosa dice? Ci porti qualcosa degno del nostro nobile casato, cos'ha? Casato so forte. Mozzarella, mozzarella in carrozza, provola affumicata, ricotta semplice e di fruscella. Scusi, noi abbiamo chiesto cibi degni del nostro casato, noro caseificio. E allora vado a dare un'occhiata in cucina e torno. Non vi muovete, andiamo. Buongiorno. Ho notizie dal palazzo. Cosa sai? Parla. Ho scoperto come il re intende fermare l'invasione dei nostri amici francesi. Secondo me è rischioso a si mettere contro un re. Ah, secondo me non rischia che si può correre. Si può correre, tengo cavallo che è vecchio ma c'è appena niente. Lei sembra brigante, è brigante se muore. Scoppetta, come è già morito che io voglio campare ancora. Ha ragione Scoppetta, brigante, se muore. E che stupido brigi? Io non voglio morire fame. Io ci ho fatto un bello con gli cacciatori. Allora, mamma essere pronto. No, mi già pronto, ci ha solo mangiato. E diamo giù, andiamo, forza, andiamo. Vieni, muore, cammi. Muore, cammi. Quindi il re di Napoli ha intenzione di imparentarsi con me? Eh sì, eccellenza, sarebbe un grande onore non solo per sua maestà, ma per tutto il regno. E un ritratto della fanciulla? La vuole vedere? Sì. Ecco qua, prego. Oh, bell'oggetto. Lo producete nel vostro regno? Sì, a Casoria, presso la casata dei Tufano. Guardate qua, va. Ma che c'ha i baffi? Ma chi? Con me. Ah no, chi sei mio padre? La fotografia che feci l'estate scorsa. Ecco qua, guardate che bella robetta. Ma è sfocata? Meno male. Scusi? No, dico meno male che ho già la carrozza e i cavalli pronti per partire verso Napoli, così potrete conoscere da vicino la fanciulla. C'è anche un regalo, quasi dimenticavo, da parte della regina di Napoli. Ma che gentile! Ma cos'è, un tagliere? No, è un notebook, serve per navigare. Quindi andiamo per via mare? No, a carrozza. E allora sì, senta, è per viaggio che dice, mi armo? Ma no, eccellenza, su non c'è bisogno, ci sono qua io e poi il viaggio verso Napoli sarà sicuramente tranquillo. In fondo ci vuole coraggio, come dite voi a Napoli. Chi non tene coraggio non si cocca che femmine belle. E mi sa che tu sarai parecchio scettato, San Fraso.